Mister, altro impegno in campionato, arriva l'Albinolef, una squadra comunque insidiosa che subisce pochi gol, è vero, ne fa anche pochi, però una formazione comunque da tenere in considerazione. Assolutamente sì, è una squadra che a livello difensivo lavora molto bene, ti chiude tutti gli spazi, ha dei giocatori che hanno delle buone individualità, hanno esperienza e sicuramente una partita, sarà una partita difficile. Ecco, dal suo Monza cosa, cosa si aspetta? Una partenza aggressiva come sono state magari le ultime partite in campionato o bisognerà ragionare e anche aspettare magari il secondo tempo per sbloccare una partita che si pronuncia molto chiusa? No, ma i ragazzi devono sempre avere un'interpretazione della gara aggressiva, a prescindere da quello che, che sono le zone del campo. E io sto cercando di mettergli in, in testa questo, loro lo stanno, lo stanno facendo e poi dopo è normale che ci siano dei momenti della partita dove la gestione diventa importante, dove la pazienza eh, ti, può, ti può aiutare, eh, soprattutto nelle partite dove affronti squadre brave a livello difensivo. Defezioni dell'ultimo momento o comunque recupero, infortuni, come siete messi? Stanno bene tutti, tutti, tutti a posto. L'ultima domanda, lei di solito evita sempre le polemiche, almeno in questo periodo in cui è stato allenatore al Monza ha evitato di intromettersi in polemiche, però non inizia a darle un po' fastidio che magari da altre società arrivino delle dichiarazioni anche pesanti sul girone del Monza che oltre a essere favorito come rosa tecnica è anche favorito da un girone abbordabile, diciamo così? No, non sono infastidito perché io ho sempre detto che eh, per, per vincere le partite ci vogliono tante componenti, per vincere i campionati ci vogliono tante componenti no? e parlare degli altri è sempre molto più semplice. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo pensare al nostro cammino, non dobbiamo eh, farci... Eh, infastidire anche da, da, da voci di, di, di altre persone. Noi pensiamo noi stessi che è un campionato difficile che nasconde tante insidie e noi dobbiamo essere concentrati e pensare solo a noi e non a quello che gli altri dicono. Anzi, può, può essere uno stimolo, paradossalmente queste dichiarazioni possono essere. Non ce ne frega niente, lo stimolo lo dobbiamo trovare in altro e non sicuramente dalle parole inutili che, che possono essere dette.